Allora, aspetta un secondo. È la terza telefonata, una l'ha presa Marina, una l'ha presa Alessandro, in cui sento alcuni di voi che hanno detto: ah, ma sono dei multipli. Ma voi con chi credete di avere a che fare? Con un'artista famosa solo a Milano, o soltanto a Bologna, o soltanto, non lo so, a Palermo, a Catania, a Firenze? È un artista museale. E allora, coloro che hanno chiesto se sono dei multipli, avete chiesto a quanto è stata tirata? O si sono limitati a dire sono multipli? Queste opere sono state tirate a 99 esemplari. 99 esemplari nel mondo. Trovarne una è impossibile, perché lei le disegna a New York, e l'America è grande. Allora, domanda. Fare di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti, e fare un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo, così. E come si ragiona? In che modo si ragiona? Quella che ho io in casa mia, nel mio salotto, è un multiplo, e ne sono felice. Perché è bellissima, molto più bella di 10 pezzi unici, fatti tanto senza guardare. Non voglio che ragionate così, almeno non nelle mie trasmissioni. Non è un pezzo unico. Non è un pezzo unico. E lo sai che posta che non viene dal direttore? E te ne porta 20! Ne abbiamo 20 di pezzi unici. Come lo vuoi? Di che colore? Di che grandezza? Ne abbiamo! Che fai? È un pezzo unico? Nessuna galleria al mondo può offrire 20 pezzi unici. Noi sì.